siamo a casa del professore Domenico Minuto, nel suo studio, avvolti dai suoi libri, e ne approfittiamo della sua disponibilità per una chiacchierata sull'Aspromonte e sul rapporto che il professore ha avuto con questa montagna. Iniziamo da quando lei si avvicinò alla montagna, chi l'ha avviata alla montagna e quando ci è andato per la prima volta? Ci sono andato quando avevo un anno e mezzo. Mio nonno, Mico Minuto, come si chiamava, io ho preso il suo nome. Mio nonno era amico di un pastore, Massaro Cicco, che ogni tanto si pigliava delle vacanze in carcere. E poi a 2 anni mi hanno raccontato, io non me lo ricordo, che sono andato alla bottega di Mangeluca. Primo sindaco di Santo Stefano. Era Mangeluca che era tutto per gambare allora. E c'era un cane, gli ho tirato la coda e il cane mi ha morso. E ho ottenuto la cicatrice per parecchi anni. E quindi quella cicatrice mi ricordava che io a 2 anni avevo fatto questa gambata. Quindi con la montagna, diciamo, c'è un rapporto fin dalla primissima età. Quando sono stato un ragazzo, mio padre ci mandava di estate a Gambarie sempre. Lui stava qui e lavorava e poi veniva il sabato e voleva fare le escursioni. Era la meta che più gli piaceva, quella lì per passeggiate brevi, era l'abete fulminato nella strada prima della Stella. Una volta, non so dove voleva andare, ma era lungo il viaggio, ci eravamo stancati. E allora mi ricordo che è passato un camion di quelli, già allora, io ero giovanotto, antichi, aveva le leve di fuori, era mitico, un camion mitico. Si è fermato, ci ha ficcato tutto là dentro e ci ha portato per parecchio tempo. Poi mio padre gli ha detto, ma voi dove dovete andare? All'Estì, che mi pare che è sopra la Roccaforte, ma io allora credevo che era un mito. E Polsic c'è stato con suo padre, o l'hanno portata o c'è andato in età adulta autonomamente? Io mi ricordo quando sono andato che ero studente universitario. Eravamo ospitati un gruppo di studenti al sanatorio di Zervò, dove un collega la sera si divertiva a fare sparare le pulci, perché siccome avevamo coperte abbastanza abitate, lui le afferrava e le buttava nel fuoco e sparava lo stavore. E un giorno ci partimmo con una carovana, con lampade, perché partisse di notte, immagino. Partivamo di notte, ma la guida sbagliò strada e quindi il cammino si fece molto lungo. Comunque, i primi ricordi che ho della montagna è appunto del mito, della fantasia, la parola, la voce degli alberi col vento mi sembrava voce di popoli in cammino. Quando mio padre ha cominciato ad essere impossibilitato a camminare e io ero universitario, andavo da solo. E io
di giorno scappavo in montagna. Quindi mito, gita, preghiera, il cane che mi ha morso, compare Cicco, Massaro Cicco, che era mia sorella, che mi ricordava avventure precedenti alla mia nascita. Mi raccontava del signor Fava, che era un gigante di Santo Stefano da Aspromonte, e se la metteva a cavalcioni e se la portava per le montagne. E poi mi dice, non ero ancora nato, che c'è stato un episodio che lei sempre ricordava con molta emozione, che dice che mia mamma, alcune mie zie, si erano fatte la passeggiata, scendevano verso il viale dei Pioppi. Sì, Basilicò. No, quello sotto, quello che va verso Mannoli. Ah, sì, allora la strada per... Scendevano lì e poi ritornavano. A un certo punto sentono un galoppo e si voltano. E invece videro un triangolo di luce che camminava saltellando, che arrivò fino al bivio di Montalto, Trea e Salto la Vecchia, sì. E scomparve. E mia sorella se lo ricordava sempre con emozione. E quindi la montagna è piena di miti per la mia prima esperienza. Bene. E qual è il motivo, la spinta per cui ha dedicato una vita allo studio dei monasteri, della religiosità bizantina in Aspromonte? Perché quello fu l'occasione, il motivo per percorrere intensamente questa montagna. Anche questo non è stata una scelta razionale, sono state voci di dentro. Io mi ricordo che la prima emozione di tipo bizantino, ma non era bizantino, l'ho avuta quando avevo 3-4 anni e mia nonna stava male a letto, a vedere il letto di ferro di mia nonna con uno scapolare della Madonna del Carmelo. Mi ha lasciato un'emozione che poi ho ritrovato quasi intatta quando ho cominciato a interessarmi delle icone bizantine. Quindi un seme di voci che poi ho ritrovato prima sempre attraverso mio padre. Quello che mi ha dato mio padre, ancora oggi dovrei cercare di capire quanto. Mio padre si puliva le scarpe pigliando una scatola in cui c'erano colori di cavalieri, disegnata a colore di cavalieri, e amava, mentre si spazzolava, cantare "Batte il pian d'Estremadura, indomabile un destiero, tutti i regi ne han paura, duchi, princi e cavalieri". Questo pian d'Estremadura mi ha suscitato il bisogno di conoscere i cavalieri erranti, i baroni, eccetera, eccetera. La chanson d'Apremont. E mi sono buttato alla biblioteca comunale e ho cominciato a studiarmi tutta una serie di libri sugli ottoni. Come poi dagli ottoni tedeschi sono passati ai bizantini non lo so, però so che quando ero studente universitario avevo bisogno, stavo qui e avevo bisogno per riposarmi un giorno sì, un giorno no, certe volte ogni giorno, di camminare verso la montagna. La mia
passeggiata abituale era a Reggio Terreti, ma certe volte facevo anche altre. Questo bisogno di andare verso i bizantini. E quindi verso la montagna, almeno per quanto riguarda... E quindi verso la montagna. Mi è sorto per esigenze interiori, non per scelta. Certo. Oh. E comunque, una emozione forte, e non c'entra qui la montagna, però è un'emozione che si avvicina. Quando studente universitario andavo a Milano a studiare, al ritorno usavo il treno per piccoli spostamenti. Allora si poteva fare con lo stesso biglietto, ci si poteva fermare quanto si voleva. E quindi io andavo visitando tanti luoghi. Uno di questi luoghi fu Bologna, che raggiunse attraverso Ravenna, che raggiunse attraverso Bologna. A Ravenna, fra le altre cose, Ravenna è la mia capitale interiore, ovviamente, ma fra le altre cose mi ricordo che il custode mi permise di chiudermi dentro il sepolcro di Galla Placidia senza essere disturbato da nessuno. Ma non dentro il sepolcro. E lì tutti quegli affreschi, il cielo stellato, non è bizantino, è tardantico, ma il tardantico è la porta del bizantino. E quindi mi ha fatto un'emozione terribile. Un'altra emozione l'ho provata, sempre studente a Milano, perché dovevo fare l'esame di storia dell'arte. E c'era una biblioteca specializzata nell'arte al Castello Sforzesco. E io andai a studiare, a cominciare a vedere qualcosa. E mi imbattei su tutta una serie di libri sull'architettura antica siriaca, bizantina siriaca. Meravigliosi. E mi misi a studiare a non finire. Quando poi andai a fare l'esame, il professore Lombardo, che si interessava di pittura lombarda, mi fece una domanda che più o meno toccava questo argomento. Io gli scaraventai tutta una serie di argomenti. Ma io ero con accento calabrese, lui era lombardo, mi mise 26. Io restai proprio male. Dopo due o tre giorni mi chiamò l'assistente del professore e mi chiese a bruciapelo: il professore desidera sapere se lei bleffava o no. Quindi pensava a tutte quelle notizie, informazioni. Sui... Mi indignai tanto che risposi: sì, bleffavo. Professore, come organizzava e con chi le sue prime esplorazioni in Aspromonte? Con un alunno, che ora è mio carissimo amico, ovviamente, che aveva una bellissima macchina fotografica. E allora io ero al liceo, insegnavo al liceo, e questo alunno mi disse, cominciavo a interessarmi delle ricerche, mi disse: se volete vi accompagno, che c'ho una bella macchina fotografica. E così andai con lui per la prima volta a San Nicola di Butromo. E come? Con che mezzo? Mi pare che scendavamo a Bovalino e poi risalivamo. Di solito... Era quindi col treno fino a Bovalino? Sì, però io allora avevo la macchina e quindi può darsi che siamo andati con la macchina. Poi mi ricordo che sempre là vicino, alla Verde, sapevo che c'erano i ruderi della chiesa di Santo Stefano, vicino alla Fiumara alla Verde. Io mi trovai per caso
con mia sorella, con la mia macchina. Allora la pregai di fermarsi a vedere che erano sti ruderi e andammo. Ed erano ruderi molto interessanti, ma io non avevo niente. E allora mi ricordo che togliendomi la giacca, pigliavo le misure da una manica all'altra e poi le trasferii. E poi invece sta chiesa, la forestale la distrusse. E quindi le fotografie e i ricordi miei sono l'unicum documento che c'è di Santo Stefano. E la reazione della gente che incontrava, dei pastori? L'incontro con le persone è stato sempre di un'immensa gentilezza. E mi ricordo, eravamo vicino al buon amico, camminavamo lungo la costa destra del buon amico. E incontrammo una località chiamata Case Varet. Sì, c'è Monte Varet proprio più su. E incontrammo un pastore che, vedendo che noi più o meno ci interessavamo, pigliavamo annotazioni, che eravamo un poco colti, ci disse, ma quanto pagava per sapere perché si chiama di questa maniera? Ah. E quindi c'era un interesse bello per la gente. Lei di che anni parliamo? Anni 60? 70? Sì, sì. E la montagna era ancora una montagna abitata, popolata. Perché ho cominciato a scrivere le prime indagini su questi monasteri della Ionica, pubblicato nel 68, quindi ci lavoravo dal 60 al 68, sì. E poi il pastore è mitico, il pastore. Passiamo a un aspetto etimologico, letterario. Secondo lei l'etimologia dell'oronimo Aspromonte? Ha due etimologie. O monte aspros, cioè monte bianco, o asper, monte aspro. Io ritengo che Monte Aspros sia una commistione di due lingue che di solito non c'è. È vero che in Sicilia abbiamo lingua grossa, Mongibello. Però in Sicilia Mongibello, che è la stessa cosa, Monte Gibello arabo. Però da noi di solito non ci sono tante di queste commistioni. E poi, fino all'età bizantina, non si chiamava Aspromonte, si chiamava Sila. Bosco, montagna per antonomasia, come sì, tutto il resto della dorsale, sì, appenninica calabrese. Perché ili sono la selva, il materiale arboreo. Il nome Aspromonte è cominciato con i normanni, ma i normanni erano di lingua francese e venivano da una zona che era piena di Aspermont. Quindi io ritengo che anche storicamente, visto quando si è imposto sto nome, si dovrebbe dire che è Aspermont. Che è Aspermont. Vabbè.